L'associazione La Cornucoppia, insieme all'amministrazione comunale di Subiano che ne ha concesso il patrocinio, presenta qualcosa di speciale, ali di carta. E qui abbiamo un artista che è sia un artista naturalmente legato a quello che è un'arte, l'arte della pittura, ma in questo caso abbiamo anche un artista che trasferisce le sue emozioni sulla carta. Giulio Locatelli è colui che naturalmente porta avanti un percorso culturale qui a Subiano importante. In un anno ci ha mostrato veramente come si può fare cultura, soprattutto riconoscendo la cultura dei nostri luoghi, e questo è veramente un pregio altissimo, credo. Sì, siamo contenti di dare il bentornato a Ivan, perché l'abbiamo già avuto ospite nostro di una manifestazione quest'estate, l'abbiamo visto come pittore, molto apprezzato, fu un'esibizione di tutto rispetto, e adesso lo promuoviamo questa sua opera, questo Ali di carta, un libro di poesie. E siamo contenti di vedere che, ecco, ci sono questi personaggi nel nostro territorio, Arezzo, Subiano, Casentino, che emergono, e quindi la nostra associazione è contenta e felice di proporli al pubblico, farli conoscere, nella speranza che tutto questo serva comunque a creare un movimento di cultura, nel senso lato, e che faccia stare meglio le persone che si avvicinano a questi artisti. Dipinto di un ignoto. Leggiadro come velluto, tratto anima mia, coglie ignoto complice del carezzare, dove da del dipingere fugace dolcezza son rapito e di lontana fanciullezza dona il calore. Ecco, qui il protagonista non è soltanto il poeta, cioè non è soltanto Ivan che l'ha scritto, ma è il lettore e l'ascoltatore, perché dentro questi versi ognuno riesce a rivedere se stesso. Ecco perché dicevo va ascoltata più che letta la poesia di Ivan, perché chiudendo gli occhi e ascoltando i versi ognuno comincia a avere ricordi propri, a avere colori propri, immagini proprie, calore e momenti diversi, che sono diversi l'uno dall'altro, ma sono diversi anche da quelli del poeta, cioè di Ivan. Quando scrivo una cosa mi riempie, mi dà, perché è un concetto che non riuscirei a esprimerlo con delle parole, parlando con una persona, oppure con un qualcosa di diverso, non potrei spiegarlo. Allora me lo racconto, probabilmente sì, viene fuori quell'interpretazione mia di me stesso che è da lettore, non è solo da scrittore, nel senso che la scrivo però me l'ascolto anche. L'amministrazione comunale è qui ben rappresentata dall'assessore alla cultura, che è Nicoletta Bruno, in questo caso un altro libro di poesie, dopo quello di Luciana Faltoni. Sì, come assessore alla cultura sono contenta veramente di dare una visibilità, una promozione a queste opere di questi artisti del territorio che ci dimostrano ogni giorno e ci stupiscono perché sono poliedrici. Quindi io ringrazio Ivan di essere venuto qui e di averci dato la possibilità di presentare il suo libro, perché è un arricchimento per tutti noi, per la cittadinanza, che può sempre, grazie anche alla Cornucopia che porta avanti organizza questi eventi, avere la possibilità di conoscere gli artisti del territorio e poterli apprezzare in tutte le loro capacità, perché dalla pittura, e ad oggi lo scopro Ivan anche come poeta. Ti ricordi la torre? Mi ricordo la torre, mi ricordo le sue magnifiche pitture, un po' astratte, quindi andavano un po' decifrate, però bellissime, quindi colori meravigliosi e significati anche bellissimi. Il labirinto dice così: e l'uomo, come se fosse prigioniero, a vagare in labirinto si perde, nello sbirciare dietro e ripetersi di curve cantoni, a cercar quel barlume di lume che nella notte, come gialla candela stanca, ti chiama a prometter calore. Quindi poesia ancora da ascoltare. Come in un labirinto dove fondamentalmente l'uomo si perde perché è scuro, è buio, c'è la notte, no? In fondo esiste sempre una luce che ti chiama. E ti chiama a promettere cosa? Il calore. Il calore ha un'intensità, è un colore, è amore.
Quindi fondamentalmente l'uomo è imprescindibile dalla condizione di non si può scappare dall'amore, quindi dall'amare e dall'essere amati. Questo è un dato di fatto. Quindi nella, fra virgolette, nel senso nobile del termine, catastrofe della sofferenza umana, perché tutti noi abbiamo delle grosse sofferenze, soprattutto in alcuni momenti, esiste sempre il colore, esiste sempre il calore, esiste sempre una luce, no? Che motiva il fatto di interrogarsi ancora. Una sorta di spuma bianca è sfiorata da un vento tiepido, romantico, stanco. Stanco di un mondo che corre, stanco di uomini che non sanno ascoltarlo, respirarlo, amarlo. Qui la mia storia torna all'antipode e respiro finalmente la vita. Eccomi, nudo da tutto. Ecco, questa è davvero un qualche cosa di autobiografico, ma in cui ognuno può sognare e di andare chissà dove. Ero contento di essere lì, da una parte però mi aveva un po' quasi intimorito questo grande paese, no? Dove le distanze sono diverse tra di noi, dove se sei in una zona pianeggiante c'è la pianura, non è che lì come da noi si va dal mare alla montagna in poco, quindi è una prospettiva completamente diversa. Però in riva a questo oceano c'era quest'acqua, questa schiuma che era familiare, perché era l'acqua probabilmente che mi aveva bagnato da bambino quando facevo il bagno a Follonica. E lì nudo da tutto perché? Perché fondamentalmente mi sono sentito a casa in quel momento e a casa con me stesso, perché poi fondamentalmente io dove vado mi porto sempre dietro. Quindi il mondo, cioè le cose si ritrovano, non siamo mai abbandonati. Quindi ho provato una bella sensazione. Senti, parlavo di musicalità anche di questi versi, di queste poesie, non a caso, perché un musicista le ha trascritte in musica, le ha arrangiate e le ha presentate. Sì, io ho avuto il piacere e anche la fortuna e l'onore, perché è un bravissimo musicista aretino, che è Daniele Benedetti, in arte Marocco, questo pazzo, perché poi fondamentalmente è un matto, ha suonato per tanti anni con Pupo, ha avuto un suo percorso importante sulla musica e così, parlando, ha letto un pochino delle mie cose e mi ha detto: perché non le mettiamo in musica? E ti devo dire che secondo me ha fatto un ottimo lavoro, cioè nel senso, quello che mi è piaciuto dell'interpretazione di Daniele è che nei suoi ritmi, nelle sue metriche personali comunque mi ha toccato, mi ha colpito. Probabilmente la sua interpretazione mi è piaciuta e è stata molto vicino al mio pensiero. Raccoglie una sensibilità veramente secondo me molto forte, si chiama, cioè intitolata Tua figlia. Era semplicemente lì, negli anni, dagli stessi attesa, dagli stessi protetta. Era da sempre viva, sognata, voluta, attesa, da sempre amata, dal sempre conosciuta. Era semplicemente, inesorabilmente presente, sfacciatamente possente, audacemente lì. Ed ecco che finalmente nulla cambia, se non è che oggi è tra le mie braccia, stretta nel me, che semplicemente ora ne è degno. Piccola grande fiamma, ardi tra le mie mani senza bruciare e semplicemente in me ti affidi. Questa è una dedica di amore per una figlia meravigliosa. A presentare proprio questo libro e naturalmente a condurci in un viaggio molto bello è Virgilio Badì. Virgilio che ha sempre una sensibilità molto particolare, ma soprattutto, se mi permetti, riesce sempre a leggere tra le righe. Questo è altrettanto importante. Allora Virgilio, guarda, io ti lascio proprio un attimo con Ivan Cipriano e Buffoni, perché forse riesce a farcelo scoprire meglio. Beh, intanto cominciamo dal titolo, Ali di carta. Come nasce? Nasce, come dicevamo prima, da un gioco con quel maestro Alessandro, che una sera eravamo insieme e cominciamo a pensare sul discorso del pensiero che vola sugli aeroplani. E l'ali di carta per quale motivo? Perché l'aeroplanino di per sé di carta è quello che non fa tanta strada, quindi non è
non ha un motore proprio, quindi si può solo spingere. Si lancia, cade, si può raccogliere e si può rilanciare. Quindi ognuno può mettere un qualcosa di suo sopra. Quindi sì, un pochino, diciamo, un recipiente per tanti pensieri e non ha limiti, perché può girare il mondo, basta dargli energia propria. Madre dolce, quanta voglia di andare, di crescere, di scoprire. Quanto bisogno di tornare, ritrovare il te che non hai potuto portar via, radicato alla terra a tal punto da non poterti seguire. E tu, custode nel tempo, china, abbraccia, raggruppare come ne fossi madre quei poveri che ormai non potranno più tornare. Quanto bisogno di tornare, ritrovare il te che non hai potuto portar via. Radicato alla terra a tal punto da non poterti seguire. E tu, custode del tempo, chi abbracci a raggruppare come ne fossi madre quei poveri che ormai non potranno più tornare. Quella cosa che credo che tutti provano avendo un figlio o una figlia, giustamente, che fa parte di te. Quando uno mette al mondo un bambino, una bambina, è una freccia che poi lanciamo. Non siamo più padroni dei nostri figli, li dobbiamo crescere, li dobbiamo insegnare. E credo, Eva a me mi ha dato tanto. E credo che dia tanto anche agli altri. E come in tutte queste poesie, lei ritrova il suo Ivan? È Ivan. E fin da quando era piccolo. Ivan ha sempre fatto, qui ci sono poesie che faceva le medie. Ma quando trova il tempo per poterle scrivere? Ma sai, una volta mio papà mi diceva che quando si dormiva eravamo morti, lui dorme poco. Pensieri, emozioni, sensazioni, insomma, un mondo che pensavamo non esistesse più. Io penso che, credo che ognuno di noi abbia i propri momenti con se stesso. Fondamentalmente scrivere una poesia è una chiacchierata con te stesso, non è altro. E magari la butti giù su un libro oppure su un foglio di carta, così rimane. E possono anche essere testi musicati. Sì, ho avuto il piacere e l'onore anche di avere accanto a me il maestro Daniele Benedetti, Marocco, che è un artista retino importante, quindi un compositore, un musicista, e lui ha raccolto un po' questa cosa, nel senso ha preso i testi miei, alcuni testi, 10, e l'ha musicati. E ti devo dire che a sentirli cantati mi piacciono anche a me. Potrebbero davvero diventare degli... No, ora non so quello che diventeranno, però ascoltarlo è diverso anche dal sentirlo, leggerlo, quindi è un altro modo per potersi avvicinare anche al testo stesso, più semplice, più veloce. Ha fatto un bel lavoro. L'assessore diceva che i tuoi quadri sono un po' astratti. Le poesie no, però, perché ci si entra subito. Però bisogna non leggerle, ma ascoltarle, magari al buio, con una voce che ti fa volare, come le ali di carta. A me fanno questo effetto, nel senso, secondo me una poesia deve essere un'esperienza. Ascoltare o leggere una poesia deve essere un'esperienza, quindi va al di là proprio del ok, l'ho letta, bellina, oppure non mi piace, no? Però un'esperienza proprio che ti arriva, che ti tocca, se quella poesia ti tocca o ti arriva. Sono autobiografiche le tue poesie? Penso di sì, come ogni poesia scritta da ognuno di noi. E qui ci sono 54 poesie, che alcune anche un po' vecchiotte, quindi anch'io le rileggo con curiosità, perché è un po' quelle fatte dal mio fratellino Ivan. Grazie. Nebbia, e si consumano con fugaci anime, da pesante nebbia avvolte, il levare di calice rimpianti, dal timido scorrere di pacate acque carezzate,
d'umana razza istanti, l'esservi racchiudendo come a custodire prezioso seme dell'uomo il tutto che nel poi, nel fu, vive e brilla. Fondamentalmente l'uomo di per sé è l'essenza, è la luce, quindi è la forma proprio di immortalità umana, nel senso il valore dell'uomo che si può anche perdere, ma poi bisogna che si ritrovi. Soprattutto è quello che mi ricordo di Ivan nel periodo dell'estate, quando la prima volta che l'ho conosciuto, è il gioco, il divertimento che ha fatto attraverso naturalmente quell'incontro con altri due grandi artisti che penso che stasera verranno proprio così a trovarti. E già lì la carta cominciava ad essere anche altrettanto importante. Ha giocato addirittura con la carta dei sigari. Questa volta giochi invece con la carta, naturalmente, di dove scrivere. Mi sento responsabile e colpevole anche, sotto certi punti di vista, di averlo stimolato. Qui, in ogni caso, sono contento di avere dato inizio a un instradamento, sicuramente una strada. È venuto da me un giorno, essendo amici, dicendo: vorrei imparare a disegnare. L'ho tenuto sotto torchio un paio d'ore e ho capito che lui è un animale libero, per cui fondamentalmente non lo posso imbrigliare e non vuole essere imbrigliato, anche se ci vuol provare, insomma. È come se avessi una 500 con dentro il motore di una Ferrari. Il problema è che lui sa anche andare anche in moto e in macchina, per cui riesce a portare una macchina che sembra niente a una grande velocità. Sicché l'unico aneddoto che posso dire è questo: magari sulla pittura figurativa lo sa, lo ammetto pubblicamente, che ancora deve lavorare, ma anche perché lui ha una capacità di espressione che è l'energia, cioè quello che trasmette nella poesia, quello che trasmette poi anche nella musica, perché anche se Marocco è riuscito ad esprimere con, diciamo così, questo cambio musicale delle parole di Ivan, però Ivan ha un potere, secondo me, finisco a parlare di Ivan e non dei nostri aneddoti, ha l'energia. In ogni caso, nella sua pittura di azione, che è quella fatta con i colori, lui dà forma alle cose. Sicché a me piace, qualsiasi cosa che trasmetta energia per me è importante. Ha un sentimento così forte che delle volte vorrebbe mettergli un vestito in borghese, insomma, è come mettere una cravatta a me, ci sto bene un giorno, poi fine del discorso, insomma. Lui è molto di più di quello che dimostra, per cui il classico, le cose figurative, io ho sempre detto lasciale fare agli altri. Io, Ivan, e poi il maestro Marrone, è stata un'unione di pensieri, di cose, di situazioni, e soprattutto io nel mio piccolo cerco di trasmettere la leggerezza, il gioco, che è quello che poi ci ha unito tutti e tre insieme. E sinceramente quello che posso dire è che nelle nostre mostre che abbiamo fatto il messaggio è arrivato pienamente, perché quando una persona ti scrive: ho vissuto un'ora della mia vita in totale leggerezza, negli occhi, nella mente e nel cuore, penso che non ci sia altro messaggio che potesse arrivare ai nostri, al nostro, insomma, quello che pensavamo, insomma. Quindi, che dire, Ivan è l'unica persona che riesce a emozionarmi. Gli artisti, io ho avuto modo di conoscerli quest'estate, quando sono venuti a fare la mostra insieme alla Torre. Ho avuto modo anche di passarci qualche ora insieme, chiacchierare, e sono di una simpatia estrema. Insieme sono veramente di una simpatia indescrivibile, e anche la loro arte si compenetra perfettamente. A mia mamma dirò: un giorno farò il poeta, farò il pittore, perché secondo me era comunque una forma d'espressione che non trovo quando vendo un'automobile, quello è poco da sicuro. Oltre le finestre, bianchi drappi, come sudari, su fragili vetri vanno calando, sfumando l'intimo veder del fuori. L'uomo, allora, in spessa pietra raccolto, vita trascorre nell'immaginare, con interessato timore, l'indefinito oltre che tutto fa supporre, contemplando quel domani con grido d'eternità. Nell'attendere, però, il sasso, così conosciuto all'anima e dal corpo, costringe il fragile all'incerto vivere, dove audace domani troverà fine nell'andare. All'uomo così
dal morso che l'anima divora, sarà concesso andare, abbandonando la conosciuta morte che nei giorni l'andava ad imprigionare. Bianchi drappi come sudari, su fragili vetri vanno calando, sfumando l'ultimo veder del fuori, l'uomo allora in spessa pietra raccolto, vita trascorre nell'immaginare, con interessato timore. L'indefinito oltre che tutto fa supporre, un grido d'eternità, nell'attendere però il sasso, così conosciuto all'anima dal corpo, costringe il fragile all'incerto vivere, dove audace domani troverà fine nell'andare. All'uomo così dal morso che l'anima divora, sarà concesso andare, abbandonando la conosciuta morte che nei giorni l'andava di Questo libro l'ho dedicato ai miei figli, nel senso, io sono conosciuto da tantissime persone per il lavoro che faccio, perché sono imprenditore, faccio quello, però io mi sono chiesto, ma un domani sapranno veramente chi era suo padre? E io glielo ho voluto lasciare scritto, perché penso che sia anche quello lanciare un altro romanzo. Avrei scelto Stradivari 1715. Sono pochissimi versi, sono soltanto 6 piccoli righi musicati, fra l'altro, e quindi la copertina la ascolteremo in musica, ma credo che sia questi pochi espressioni che tu hai messo qui quelli che la dicono lunga su quello che tu volevi dire. Cioè, leggo soltanto le ultime 4 parole, melodie che in tempi vagheranno.